Stilla d'amore tu sei per noi, sei porpora di brace per noi, sei calice di nozze che ci raccoglierà. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là, seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio, del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, buona terza domenica di Quaresima. La Chiesa, lo vedrai in questo anno liturgico, l'anno B, legge prime due domeniche di Quaresima Marco, poi passa Giovanni, terza, quarta, quinta di Quaresima. Molto bello questo. Ed inizia, fratelli e sorelle, dal capitolo 2 di Giovanni. Tieni conto che nel capitolo 2 Giovanni, tra le prime cose che ritiene di dover dire, di dover mettere come prioritarie: primo, nozze di Cana, l'acqua che diventa vino nuovo, vino buono, vino pregiato; due, subito, quella che forse dal catechismo, non so, la conosci come la cacciata dei mercanti dal tempio. Adesso invece ci aiutiamo un momento a capirla. Queste però sono priorità, tienilo, vino nuovo, quindi, fratelli e sorelle, vita nuova. Senti com'è molto quaresimale Giovanni, subito al secondo capitolo, e mette subito il brano che tu incontri oggi. Gesù salì a Gerusalemme per la Pasqua ed entrò nel Tempio. L'ingresso e la cosiddetta cacciata dei mercanti dal Tempio la trovi in tutti e quattro i Vangeli: Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Giovanni però ha il racconto più lungo. Perché, fratelli e sorelle, è testimone oculare. Giovanni c'era e ha visto Gesù entrare nel Tempio in un momento molto importante, cioè prima della Pasqua, e vedere che il Tempio, fratelli e sorelle, rischiava per tanti di diventare altro. Infatti, vai subito alla frase centrale che ci aiuta molto: ci fa bene all'anima. Fratelli e sorelle, oggi direi serve tanto
dice, per noi che andiamo in chiesa, se vuoi. Dice, vai a messa? Io sì, io vado a messa. O anche vado qualche volta a messa. Guarda che è lì, serve, fratelli e sorelle, oggi è fondamentale. Portate via di qui queste cose. Senti, frase centrale. Non fate della casa del Padre mio un mercato. Ecco, fratelli e sorelle, questa te la lascio come frase centrale perché fa bene a noi come input spirituale. Domanda, ma quando vai a messa? Domanda a me, quando vai a me, sacerdote, quando entri in chiesa, quando celebri la Santa Messa? Domanda, dov'è il tuo cuore? Ecco, fratelli e sorelle, frase direi da piccolo esame di coscienza. Mi dice, senti, questa terza settimana di Quaresima mi dai una frase quaresimale per riflettere, per vedere, per purificare. Tieni conto, Gesù oggi, attenzione, percorre la via stretta della verità, riporta a verità il Tempio. Non fate della casa del Padre mio altro. Sai quando questo può accadere? Può accadere quando il nostro cuore, mentre entriamo in chiesa, è da un'altra parte. Ecco, fratelli e sorelle, questo cammino quaresimale, se vuoi ti aggiungo ancora questo, perché questo ti serve tra l'altro a legare terza, quarta e quinta domenica di Quaresima, cioè il passaggio, l'invito a passare dall'uomo materiale all'uomo spirituale. Questo può essere il titolo che unisce tre domeniche di Quaresima prima delle Palme. L'invito che Gesù fa a passare dall'uomo materiale. Tu mi dici, ma l'uomo materiale chi è? Quando sono uomo materiale? Fratelli e sorelle, siamo uomini e donne materiali quando sei troppo attaccato o distratto dalle cose materiali. Esempi tanti, ma solo uno, fratelli e sorelle, capita. Dice, guarda, io vado in parrocchia a messa, vado a messa, però quando entro in chiesa e vedo quelle due, tre persone, il cuore sta andando, e quando il cuore va via, l'anima non attinge più dalla casa del Padre mio. Dice, guarda, quando la vedo andare a fare la comunione, figlio, tieni il tuo cuore con me, perché se no sprechi il momento. Fratelli e sorelle, direi questo, come cammino di Quaresima. Mi permetterai, la Chiesa con grande saggezza, legge Esodo, cioè i comandamenti. Mi dici, tu prova a chiedere, dice, dimmi, sai quali sono i comandamenti? Aspetta, che li avevo studiati, passate. Comunque, non uccidere, non rubare, non ricordati di santificare, onora. Esodo, vai, permettimi, Esodo capitolo 20, senti, non lo dimenticare mai questo, senti come iniziano i comandamenti.
Ascolta Israele, io sono il Signore, tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a me. Così iniziano, fratelli e sorelle, non è ancora non uccidere, non rubare, sì, sì, ma ascolta Israele, senti come chiede cuore a te. E prosegue, perché io, bella è questa, fratelli e sorelle, sono un Dio geloso. Desidero il tuo cuore, figlia, figlio, anche quando non vai a messa. Dillo meglio, figlia, figlio, io desidero che tu viva la Santa Messa. Interessante, fratelli e sorelle, grande la Chiesa è, che mette i comandamenti, che sono anzitutto invito all'ascolto, prima ancora del non fare, dell'evitare di fare, sono comandamenti positivi all'ascolto, sono un Dio geloso. Figlio. Fratelli e sorelle, ecco, se vuoi, se ti sei preso anche un piccolo impegno, ti sei preso l'impegno di un'attenzione alla parola di Dio, ti indicherei sempre da accompagnare a questi brani capitolo 7 di Marco, segnatelo, capitolo 7 di Marco, utilissimo. Gesù, vedrai, vai a vedere, cita il profeta Isaia. Perché sta dicendo, voi seguite tradizioni, ma senti Gesù che cita Isaia. Questo popolo mi onora con le labbra. Spettacolare, impara la memoria. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Fratelli e sorelle, questa memoria è bellissima, bellissima, utile. L'anima quando la sente dice, ah, finalmente il suo cuore è lontano da me. Bella, fratelli e sorelle, chiediamolo al Signore, chiediamolo al Signore. Signore, proteggimi dagli idoli, non avrai altri dei di fronte a me. Signore, proteggimi dagli idoli, dalle distrazioni, proteggimi, sia così la mia Quaresima. Chiudo due piccole cose, altro piccolo brano, perché ci può essere, fratelli e sorelle, un fraintendimento nel leggere quella che conoscevamo come la cacciata dei mercanti, cioè io quando leggo quello mi dico Gesù fa una frusta, fin troppo violento. No, fratelli e sorelle, attenzione, non giudichiamo mai la parola di Dio. La parola di Dio è sempre da accogliere in obbedienza, come un bimbo piccolo fa su quello che papà e mamma dice. Il bimbo può fare anche i capricci perché non capisce quello che la zia e il papà indicano a lui, ma sono capricci. Papà, la zia, con un bimbo di un anno e mezzo, due, hanno ragione, c'è poco da fare. Se dicono di non mettere in bocca robe sporche, hanno ragione. O di non mettere la mano sulla piastra calda o sul gas, hanno ragione. Anche se un bimbo fa i capricci, e lo capirà. Noi dobbiamo sempre essere così. Attenzione a dire, ma Gesù... questo mi è sempre suonato molto violento. Che fa il paio, fratelli e sorelle? Alcune volte capita di sentirlo. Ma nel Primo Testamento, quello che si chiamava Antico Testamento, ma alcune volte Dio è fin cattivo, fin violento, un Dio. No. Non confondiamo, fratelli e sorelle, sempre la postura dell'infanzia spirituale, eh? Sempre questo.
Se papà mi dice di non mettere in bocca la sabbia o la roba sporca, non è cattivo papà, no, no, sono io che sono ancora da educare, perché sono un bimbo di un anno e mezzo. Tienilo, infanzia spirituale e interpretazione del fatto biblico. Allora lì mi permetti un piccolo versetto, vai al capitolo 12 di Luca, segnalo anche questo, fa il paio con Marco 7. Interessante, Luca è l'unico, quello è il capitolo in cui Gesù invita a parlare con verità, senza timore, ad abbandonarsi alla provvidenza, a non attaccare il cuore alle ricchezze, ad attenderlo come sposo che viene. Grandissimo capitolo spirituale, di compimento di cammino spirituale. 12:49, te lo lascio questo versetto. Gesù, sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Questo te lo lascio, fratello e sorella. Bellissimo, sono venuto a portare il fuoco, non la tiepidezza, non la tiepidezza. Fratello e sorelle, buon cammino e a te seconda lettura. Questa non ti dico nulla, la lascio a te. Paolo, prima Corinzi, bellissimo. I giudei chiedono miracoli, cose concrete. I greci cercano sapienza, cose alte. Noi predichiamo Cristo crocifisso. Scandalo e stoltezza. Ma ciò che è stolto di Dio è più sapiente degli uomini. E ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Questo te lo lascio. Ci porta già la Domenica delle Palme. Fratelli e sorelle, buon cammino, buona domenica in una purificazione del cuore che chiediamo attraverso la benedizione del Signore. E allora il Signore sia con voi e con il tuo spirito, e purificando il nostro cuore ci benedica Dio che è onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica.